Insomma, terzo, l'altro anno 2-2, poi c'era stato l'altro pareggio, quest'anno di nuovo 2-2. Primo tempo migliore il Sassuolo, secondo tempo migliore la Roma, però alla fine insomma, è sembrata la tua squadra a giocare un calcio migliore e ti aspettavi questa Roma così, anche perché veniva da un risultato importante il pareggio con il Barcellona. Avevano sicuramente maggiore consapevolezza e la voglia di portare a casa i 3 punti. Sapevamo di affrontare una squadra in salute, però vi assicuro che anche noi siamo in salute e consapevoli di quello che stiamo facendo, di quello che dobbiamo fare. Contentissimo dell'atteggiamento della mia squadra, di non buttare mai via la palla, che a volte ci ha portato anche a subire il primo gol di Totti, che magari era, anche se era in fuorigioco, è stata una nostra ingenuità. Però è la voglia sempre di non buttare mai via la palla e mi è piaciuta perché da lì sono nate tante azioni importanti. Nel secondo tempo siamo sicuramente calati sia a livello fisico, De Frella aveva i crampi, Politano aveva i crampi perché non aveva giocato tantissimo, ma soddisfatto per quello che ha espresso la mia squadra come gioco e anche in particolar modo per la personalità come è scesa in campo in questo stadio. Buonasera mister Giulio Campo del Paese. Ci sono voci che girano, che dicono che praticamente il Barcellona sarebbe interessato a A Berardi. me, ah, pensavo A Berardi. Volevo sapere, e addirittura la Juventus, volevo sapere come vede al giocatore se lo vede concentrato sulla squadra. sì, ha giocato un quarto d'ora oggi. Berardi è concentratissimo. Il problema è che si è allenato con la squadra negli ultimi 3 giorni, da giovedì, e non ha fatto nemmeno tutto perché viene da un infortunio che l'ha tenuto fermo quasi un mese. È un giocatore, vi assicuro, di grandissimo spessore. Non mi meraviglia il fatto che lo stia seguendo il Barcellona, mi meraviglia il fatto che se ne siano accorti troppo tardi. Ah, sì. Si è parlato tanto di Sarri, giustamente, che ha fatto molto bene con l'Empoli e una grande squadra come il Napoli l'ha preso. Quando è che Di Francesco farà il grande salto? Ma noi l'anno scorso abbiamo fatto 49 punti, vi assicuro che non sono pochi al secondo anno di Serie A. Una squadra, una società non abituata a determinate categorie, stiamo crescendo tantissimo. Io ho fatto la scelta di non prendere in considerazione nessuno da maggio per continuare questo percorso di crescita con la mia squadra e anche il mio percorso. Contentissimo di allenare il Sassuolo perché ha grandissimi margini di miglioramento, sicuramente dobbiamo crescere sotto tanti aspetti, però non sto tanto a pensare a quello che sarà il mio futuro, mi godo il presente, penso a allenare che è la cosa che mi piace più di tutte, poi dove allenerò non lo so, è ovvio che l'ambizione ce l'ho, questo è sicuro, come quando giocavo a calcio. Sì, buongiorno, due cose, ciao. Sul gol di Totti nessuno di voi ha protestato, non ve ne siete accorti oppure siete dei signori e quindi. Sul gol di Totti nessuno di voi ha protestato, non ve ne Ma siete io accorti? sinceramente a me protestare dalla panchina spesso dico dentro di me si fa un po' fatica perché sono io a 30 metri, magari dall'altra parte a 50, io sono un allenatore che magari vedo dopo quello che è accaduto, troppo facile urlare a proprio interesse, a proprio pro, quando realmente poi non si vede. Dico questo perché io non utilizzo questo tipo di atteggiamento, magari se ce l'ho lì sotto mi posso lamentare come è successo con l'Atalanta che c'erano 2 falli per noi sotto la mia panchina, ci abbiamo preso il rigore, però non è mio costume, mia abitudine, anzi mi arrabbio quando protestano i miei, devono pensare solo a giocare. Tanto cosa cambia? O no? L'ultima cosa, avete battuto a Napoli, avete pareggiato meritatamente a Roma, avete vinto a Bologna, questo cosa significa per il futuro del Sassuolo? Alla luce anche del fatto che poi non perdevate, mi pare, non avete perso le ultime 5 partite dello scorso campionato. No, significa che mercoledì giochiamo a Palermo e dobbiamo dare conferma e continuità di quelle che sono queste prestazioni e non ci dobbiamo accontentare. Il nostro è un ambiente che non viene allo stadio, che c'hai 37 giornali, 45 televisioni, come c'è qui a Roma, che già ti alza la tensione da calciatore. Noi spesso ce la dobbiamo creare e devo dire che noi non dobbiamo passare la guardia perché siamo solo noi stessi che possiamo dare continuità a quello che stiamo facendo. E quello che mi piace ancora sottolineare di nuovo, cambiando anche gli interpreti, però vedo che i risultati sono gli stessi e vi assicuro che per un allenatore è una grandissima soddisfazione. Ciao. Ma dovevo chiamarti allenatore, sai che esiste anche il sinonimo gestore, no? O addestratore, che cosa ti fa più piacere? Mi piace il campo, però è ovvio che poi ci sono delle situazioni in cui tu devi essere anche psicologo, anche se non lo sono, però cerchi di capire, di entrare nella testa dei ragazzi, visto che ho un passato,
Io l'ho fatto il calciatore e so cosa può significare stare dentro uno spogliatoio, il pensiero di ognuno di loro, e cerco di sforzarmi di entrare nella loro testa. Però oggi la mia squadra ha fatto vedere che sa quello che deve fare e penso che sia una soddisfazione più grande. Sì, questo è sicuro. Ciao Sebio, buonasera. Ciao. L'azione del gol di De Frel è stata spettacolare. Vorrei un tuo giudizio su questo attaccante. Forse è arrivato un po' in sordina dalle parti di Sassuolo, perché era partito Zazza, ma invece sta facendo intravedere grandi qualità. Ma fino all'altro giorno avevamo dubbi se potesse fare l'attaccante o ce l'avevano gli altri. Io, è una mia scommessa insieme alla società, perché non trovavamo un sostituto secondo me ideale nelle caratteristiche di Zazza. Lui ha altre caratteristiche e l'ho messo centravanti, l'ha fatto poche volte. Però vi assicuro che non sta ancora al top fisicamente, perché è arrivato che aveva fatto poco e niente a Cesena, sta entrando in condizione in questo momento, e l'azione del gol è d'allenamento, perché lui si è riaperto quello che lui prima non faceva, ha scaricato palla e non vedeva mai il pallone, si è riaperto con il corpo e riattaccato la porta. Questa per me è una grande gioia, una soddisfazione per lui che aveva bisogno del gol, poi ne stava per rifare un altro subito sul 2-1, però vi assicuro che è un giocatore che può far male agli avversari, specialmente in queste gare. Prego. Eusebio, buonasera. Io ho una curiosità, tu sei stato un grandissimo centrocampista, hai fatto le fortune ovviamente anche della Roma, anche e soprattutto della Roma. Quello che a me sembra paradossale, ma è anche importante, che cambiano gli interpreti in attacco, il Sassuolo ha sempre straordinarie soluzioni offensive. Tu riesci sempre a far giocare al meglio lo Zazza lo scorso anno, quest'anno di nuovo Berardi, poi Sansone, poi De Frel. Qual è il segreto? Lavoro. Quello che ha detto prima, la domanda che mi hanno fatto prima, il fatto di dare continuità agli allenamenti a determinati movimenti che i ragazzi metabolizzano e memorizzano, e di conseguenza poi la domenica ci viene facile. Spesso sento dire che sanno quello che facciamo, però il calcio è fatto di tempo e spazio e noi cerchiamo di sfruttare quella cosa lì. Grazie a voi.